inizieranno da lunedì prossimo, tempo permettendo, i lavori di rifacimento del manto stradale di Corso Vittorio Emanuele dall'altezza di Via Genova sino a Corso Umberto I. Secondo quanto stabilito, si procederà con la demolizione del calcestruzzo deteriorato in più punti della carreggiata stradale, con la ricostruzione del massetto stesso, sempre in calcestruzzo, di uno spessore di 30 cm con doppia rete elettrosaldata e con il rifacimento della resina superficiale con una colorazione uguale alla pavimentazione esistente. Si agirà su una sola corsia in questa prima fase, quella lato mare, per poi procedere nella fase seguente su quella lato monti. E per fare gli interventi verrà istituito un senso unico di marcia per tutti i veicoli direzione sud-nord al fine di limitare i disagi alle corse dei mezzi pubblici dal 28 gennaio e fino alla fine dei lavori. Le linee urbane, suburbane ed extraurbane che transitano in direzione sud-nord su Corso Vittorio Emanuele II resteranno sulla strada cittadina, mentre quelle che partiranno dal terminal dei bus in direzione nord-sud passeranno per via Bassani-Pavone, praticamente finché l'intervento non sarà ultimato. La società di trasporto pubblico TUA si è già attivata per dare la massima diffusione alla comunicazione di queste modifiche al percorso. In condizioni meteo favorevoli, i tempi previsti per l'ultimazione dei lavori sono poco più di una decina di giorni.